Sì, io come assessore delegato intanto ringrazio il dottor Sabatini per la relazione tecnica che ha egregiamente illustrato. Ringrazio lui e tutti gli uffici da me in qualche modo posseduti, sia l'ufficio tributi che l'ufficio ragioneria, per il lavoro fatto. Cominciamo, a differenza di quello che diceva prima De Castris, a fare dei bilanci veri, a differenza di altri anni. Dei bilanci veri perché la legge ormai ci consente di fare le spese soltanto in base a quello che si incassa, non più a mettere dei numeri per soltanto far votare il bilancio. Ma quello che voglio dire, il marcio che abbiamo qui ad Altena, dove già arriva il sindaco, voglio dire anche io, è quello della toponomastica. Noi abbiamo difficoltà a reperire le cartelle esattoriali, le tabelle, i tributi, perché se andiamo in zone tipo Macere, tipo Colubro e tante altre zone, oltre che quei doppi numeri, noi arriviamo, ma lo sappiamo, ma i postini oggi non sono più postini come c'erano una volta, che erano storici, che erano quasi diventati di famiglia. Oggi con gli interinali, tre mesi, quando sono fortunati, purtroppo non c'è più quella conoscenza diretta del territorio. Quindi quando andiamo al Macere, al Colubro, e vediamo Pinco Pallino, contrata Colubro 100, oppure un altro nome e cognome, contrata Macere 65, non si sa se è il primo colle, il secondo colle, contrata Macere. Quindi c'è la difficoltà a reperire, questa è un'altra cosa che abbiamo ereditato. Abbiamo fatto anche qui un censimento, ringrazio il consigliere Conti per l'interrogazione che ci ha fatto all'inizio, alla quale il sindaco ha risposto in modo completo, e il passaggio successivo sarà quello di rendere ufficiali le strade che già da qualche anno, passando per Macere, passando per Colubro, soprattutto evitare la seconda numerazione, affinché tutti paghino, affinché a tutti venga recapitata la posta, la corrispondenza, e tutti paghino. Quello che diceva prima dal pubblico, noi siamo coscienti che c'è purtroppo gente che non paga, e questo va a discapito di chi paga, perché se tutti pagassimo tutti pagheremmo di meno. Il problema è che a volte è difficile sapere chi non paga, e questo lo stiamo facendo con il censimento, perché penso che a casa di tutti sono andati a bussare o hanno fatto un rilievo puntuale del territorio, delle utenze, affinché nei prossimi mesi vengano messi a regime chi non ha mai pagato, perché siamo stanchi di pagare anche per chi non paga, e oltre anche dai comuni vicini, dei rifiuti, vedo sulle linee di confine tra Giudenello, tra Dariano, la stessa Altena, è sotto gli occhi di tutti, di noi, vedere che ogni giorno c'è questo porto di mare che si riempie da parte di tutti. Questo lo combatteremo presto con il porta a porta, ma dobbiamo fare tutti gli altenesi, dobbiamo essere coscienti che tutti dobbiamo pagare. Chi verrà scovato, l'ufficio tributi è aperto ogni giorno, quindi invito a censirsi chi non è censito, perché poi chi verrà scovato poi dovrà pagare gli ultimi 5 anni. Quindi chi va e si censisce evita magari di pagare a ritroso i 5 anni che non ha pagato. Quindi noi stiamo lavorando affinché tutti paghino, ma tutti paghiamo di meno. Questa è la prima nostra battaglia. Quindi volevo ringraziare ancora gli uffici per il lavoro che stanno facendo, e soprattutto per l'ufficio tributi. Anche sulle tasse pubblicitarie, noi non avevamo un censimento, non avevamo un albo delle attività commerciali che hanno esposto manifesti pubblicitari e pagano. Cioè non tutti pagano, non si sa anche qui chi pagava e chi non pagava, quindi siamo dovuti partire nel 2015 proprio anno zero, quindi con molta difficoltà. Oggi abbiamo una chiarezza, direi quasi totale, del territorio, ma presto totale, e quindi sicuramente il prossimo anno, perché è il nostro interesse, perché anche io pago la terra, le pago tutte, non è che non le pagano qualcuna. Quindi anche io quando vado in fila alla posta a pagare, e tutti i miei colleghi di maggioranza, e penso anche in direzione, abbiamo il piacere che aumenta la tariffa, però purtroppo dobbiamo essere tutti coscienti e tutti dobbiamo pagare. L'unico modo per abbattere
penso in modo importante una volta per tutte questa spada di Damocle. Grazie. Grazie.